Ale, il trucco ci può aiutare veramente tanto per migliorare, per valorizzarci, però se lo applichiamo nel modo sbagliato, nei posti sbagliati, usiamo magari anche i colori sbagliati, spesso il trucco invece di valorizzarci può anche invecchiarci. Questo video è dedicato agli errori più comuni che si fanno quando ci si trucca gli occhi, ci si trucca la bocca, ma se volete conoscere quali sono gli errori più comuni, 10 errori più comuni che si fanno quando si realizza la base viso, si applica il blush, si applica la terra e si definiscono le sopracciglia, vi rimando a un altro video, a un altro tutorial. Trovate il link all'interno della descrizione del video e anche nelle schede. Volevo anche ricordarvi che se vi piace il canale, se vi piace il video, non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Procederò in questo modo: su una metà del viso vi farò vedere che cosa non fare e sull'altra metà invece vi farò vedere che cosa fare e vedrete alla fine la differenza. Adesso invece passiamo proprio al trucco dell'occhio: cosa fare e cosa non fare. Se avete l'occhio particolarmente segnato, vi sconsiglio di esagerare con il trucco, perché se andate a truccarlo poi andrete in qualche modo ad enfatizzare i vostri difetti. Quindi dovete un po' distrarre l'attenzione su quelli che sono i vostri difetti, quindi mettere in evidenza l'occhio ma senza esagerare. Quindi io parlo magari di un occhio con una palpebra cadente, molto segnato sia sulla palpebra fissa che mobile, ma anche sotto, quindi non so, rughe, borse. Quindi non esagerate, evitate di utilizzare ombretti perlati, glitter, che attirano l'attenzione ed enfatizzano, perché hanno questa lucentezza particolare, quelli che sono i vostri difetti, quindi le vostre rughette. Questo naturalmente dipende da persona a persona, perché se una persona non ha l'occhio, diciamo, segnato dalle rughe, può comunque permettersi anche degli ombretti perlati. Un'altra cosa che dovete evitare di fare e che io ho fatto su quest'occhio, adesso ve lo faccio vedere, è sfumare l'ombretto nell'angolo esterno dell'occhio andando verso il basso. Dovete creare sempre un effetto lifting. Vedete la parte inferiore dell'occhio segnato da rughette o da borse? Mi raccomando, non truccate questa parte qui, perché truccando questa parte qui si andrà ad enfatizzare quelli che sono le rughette, le borse, quindi i vari difetti. Guardate questa zona come sembra molto pesante perché non ho coperto l'occhiaia. Invece su quest'altro occhio vi farò vedere quello che potete fare tutte se non siete più giovanissime. Potete utilizzare o un eyeliner o una matita all'attaccatura delle ciglia e senza fare la codina se avete l'occhio cadente, quindi giusto per sottolineare lo sguardo. Se la matita vi tende a scendere con la lacrimazione, con la sudorazione, utilizzate una matita waterproof. Io ho fatto vedere in altri video come fare, e dovete sottolineare con la matita l'attaccatura delle ciglia, quindi creare una leggera bordatura superiore che va sempre sempre bene. E adesso la farò. Traccio una linea con la matita, vi consiglio di sfumarla questa matita per creare un effetto soprattutto nell'angolo esterno molto molto soft. E mi raccomando, andate sempre verso l'alto. Ricordate l'effetto lifting. E nella parte inferiore non applicate niente. Volendo potete sfumare la stessa matita leggermente in questa zona qui, ma senza andare a sottolineare la bordatura inferiore dell'occhio. Ricordatevi questa linea qui. Se vi volete aiutare con un fazzoletto, come faccio vedere in tanti video, potete farlo, ma andate sempre verso l'alto. Adesso andrò ad applicare l'ombretto, lo stesso ombretto che ho applicato di qua, è uguale, lo stesso colore, nell'angolo esterno, però mi raccomando sempre verso l'alto. Quindi sfumatelo. Un
po' anche come l'effetto Ketarisk. Faccio vedere sempre questo effetto all'interno dei miei video. Ovviamente nessuno vi vieta di applicare la matita dentro la congiuntiva se vi sta bene. Adesso lo faccio. Se non volete che la matita sparisca dalla congiuntiva, che scenda, dovete utilizzare una matita waterproof, come ho fatto vedere in altri video. Però guardate come l'occhio va in su, effetto lifting, e invece qui come tutto più appesantito. Anche l'occhiaia, devo dire, aiuta tanto ad appesantire, a creare questo effetto occhio stanco, occhio segnato. Ci sono persone che non lo applicano e invece il mascara aiuta tantissimo, quindi iniziate ad applicarlo. Se tende a scendere a causa della lacrimazione, utilizzate un mascara waterproof. Mi raccomando, se avete il contorno dell'occhio segnato, applicate il mascara solo sulle ciglia superiori. Qui l'ho applicato sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori e tende un po' ad appesantire la parte sotto. E mi raccomando, applicatelo bene a partire dalla base delle ciglia. Poi potete utilizzare anche le fibre sintetiche per infoltire le ciglia, perché tendono anche quelle un po' a diradarsi. Potete applicare il mascara anche più volte, insistere, il mascara è veramente importante e vi aiuterà ad apparire, a creare uno sguardo più giovane. Come potete vedere, questo trucco è molto leggero, molto fresco, sottolinea lo sguardo ma non lo appesantisce. Potete anche applicare le ciglia finte o dei ciuffetti nella parte finale per creare un effetto occhio all'insù. Ora invece parliamo della bocca. Avete il contorno della bocca un po' segnato dovuto all'età? Vi consiglio di utilizzare un rossetto che valorizza le vostre labbra ma che non sia troppo pesante, troppo intenso, perché andrà così ad attirare l'attenzione sulla vostra bocca. Ma se non riuscite comunque a rinunciare a truccare la vostra bocca, magari con colori accesi tipo il rosso, ho fatto recentemente un video su come truccare perfettamente la bocca con il rossetto rosso, vi consiglio di fare prima naturalmente il contorno delle labbra, ma di utilizzare una matita contorno labbra waterproof, perché così eviterete che possa migrare, il rossetto possa migrare, che si possa in qualche modo insinuare la matita all'interno delle rughette. Quando la bocca ad esempio ha gli angoli un po' discendenti, seguire perfettamente il contorno delle labbra ci porta ad enfatizzare questo problema. Partite un po' prima dell'angolo. E poi cercate di fare le labbra un pochino più arrotondate, perché questo, se fate le labbra dritte, qui forse non si vede tanto, verrà enfatizzato questo effetto discendente. Un consiglio che vi do è quello di applicare la matita long lasting o waterproof leggermente anche dentro la mucosa labiale. In questo modo non creerete distacco col rossetto che andrete ad applicare e non dovrete andare col rossetto proprio fino al bordo naturale, con il rischio che il rossetto possa migrare. Se avete il contorno delle labbra segnato, mi raccomando, evitate di utilizzare gloss. Qui l'ho utilizzato, ho utilizzato un gloss. Oltretutto il gloss migra e quindi va a enfatizzare le rughette, ma il gloss stesso, essendo così luminoso, attirerà l'attenzione sulle vostre labbra e sulle imperfezioni sulle vostre labbra. Quindi meglio rossetti opachi, rossetti satinati. Fatemi sapere, ragazzi, quali di questi errori conoscevate già e quali invece avete scoperto grazie al mio video. Vi mando tanti bacioni, vi ringrazio per il vostro affetto e ci vediamo sabato prossimo. Bacioni!